Capitolo 11. Tratto dai moribondi del Palazzo Carignano di Ferdinando Petruccelli della Gattina. Ferdinando Petruccelli della Gattina muore il 29 marzo 1890, pertanto il testo è privo di diritti di autore. Leggezi miri. Torino, 25 marzo 1862. Apriamo la tomba, ma per tirarne fuori i qualche vivi che dentro vi caddero, non per contristare sguardi per spettacolo molesto. Il centro è il sito più prediletto dei deputati napoletani, di quei principalmente che vanno a dimandati a concerteria e loro affini. Il capo di questo squadrone strisciante sarebbe naturalmente il Poerio, se Poerio avesse capo o coda. Dio ne ha fatto un monumento della fragilità umana, che la mano di Dio si è rispettata. Poerio è una reliquia. Lo si imbandisce nelle tavole ministeriali come un oggetto di curiosità egiziana e di appetito ben conservato, perché la poca forza che resta a questo gran martire si è concentrata nelle mascelle, mascelle potenti, le quali, quando non masticano, lavorano un concettino alla Chillini onde presentarlo a una signora. Quanto al cervello, Poerio ama meglio alla Sauce Blanc che nella sua testa. Colpa senza dubbio di quello scellerato di re Borbone, il quale assiderò quest'uomo di Plutarco nelle prigioni di Montesarchio, ove di quel burlone di Gladstone, il quale creò questo grand'uomo all'uso di John Bull, come Caracalla creò con Sole il suo cavallo. Infine, colpa di questi o colpa di quegli, l'illustre barone Poerio non luce più e la capitania del suo partito gli è sfuggita di mano. E non è per capo che nel suo capo. I Pipino di questo criperchio sono stati, cosa strana, due diffidenti, con forti mancini, e di una varietà, sciaiola. Conforti era stato, ed è un uomo, ed essere ancora, finché si faranno dei ministeri provinciali, mancini è. Egli ha toccato infine la metà per cui aveva tanto fatto, tutto fatto per arrivare. Egli è ministro. Che il portafogli gli sia leggero, come egli è leggero. Mancini è una parola di Coutantouche, una parola fatto uomo, flessibile, profusa, incolore, dicendo tutto, non dicendo niente. Buona la prosa e al verso, buona a tutto, giustificando tutto. Ora Mancini è ministro dell'istruzione pubblica e sarebbe domani, con la stessa imperturbabilità, con la stessa capacità, ministro della guerra o della marina, tutto ciò che volete. È una stoffa di cui è lascia fare una volontà, un mantello, un berretto, purché qualche cosa se ne faccia. Mancini non sa nulla, ma comprende tutto, e se non lo comprende, ti viene persuaso che l'abbia compreso. Ve ne parlerà per 2 ore. Mancini è entrato a far parte di un gabinetto che non gli dà indizi di lunga vita. Cadranno tutti sul sedere, Mancini solo sui suoi piedi. E non farà nulla, eccetto qualche cosa per il signor Oliva e per gli olivi che gli spargono la via dei fiori, ma niuno avrà tanto detto di fare, di voler fare, di poter fare, di saper fare, di avere a fare, di tutte le combinazioni possibili che potete trovare a questo verbo magico, eccetto il preterito passato, ho fatto. Mancini, con un po' di pratica, diventerà il tipo dei ministri parlamentari, vale a dire, dei ministri minchionatori. Il no nella sua bocca sarà una parola introvabile, impossibile a proferire. Sta fresco però chi gli si addormenta sul sì, accompagnato e preceduto a un franco sorriso e cementato da una generosa stretta di mano. Che volete? Sono le miserie del mestiere.
La grande arte di un ministro costituzionale è di saper cacciare le mosche. Ora sfido chi mi trovi qualche cosa di più gaio, di più leggero, di più mobile, di meglio variopinto che Mancini per tenere a distanza per un momento questi insetti petulanti. Un imperatore romano le uccideva. Mancini apre le finestre per lasciarle volar via, o apre la porta onde cacciarle dentro la stanza del suo vicino. Uomo d'ingegno, pronto e vivo, di parola facile, di coscienza larga, di carattere compagnevole e non egoista, onesto e liberale, vano ma non puerile, anzi modesto nella vanità, sibarite di buona compagnia, senza fiele, senza rancori, più studioso di parere di essere, più credulo che cospiratore, abbindolato dai consorti, ma di costoro, per ogni verso ripugnante e in tutto superiore, fresco e roseo come una Pasqua, inanellato come un cherubino di villaggio. Tale è il commendatore Mancini, fra non guari, conte del regno d'Ità. A Mancini mancano due cose per essere ministro: la tempra forte e la pratica. Questa l'avrà presto, quella non mai. Sarà dunque un ministro ad uso del Parlamento, ma non mai un ministro. Conforti, con talune tinte più fosche, riproduce parecchi di questi tratti. Per Conforti la parola non ha altro ufficio che quella cui l'attribuiva Talleyrand di simulare le proprie idee o servire il proprio intendimento. Questa parola è fluente, flessibile, ornata, simpatica, talvolta un po' gonfia. Conforti è certo uno dei migliori oratori della Camera, ma ha il buon gusto di non prodigarsi. Egli è stato ministro a Napoli di Ferdinando II, di Garibaldi, di Vittorio Emanuele. Non ha lasciato desiderio di rivederlo, ma neppure repulsione, né la malafama che contaminò altri. Gli fe torto l'agognaria popolarità, prodigando cariche ad immeritevoli. Non lo si accusò di nepotismo. Fu leggero, fu largo, fu debole. Non perfido, non avido. Egli ha capacità dei tempi ordinati nelle amministrazioni ordinate, ma non ha mente organica e guardo sereno. È uomo che non si apre volentieri, che non guarda mai in viso né gli uomini né le situazioni, sempre un certo fare a chi cospira, chi diffida, da chi disprezza gli uomini e non crede più in nulla. Ha figura corta e larga, sguardo torvo, dimenarsi inquieto, sorriso impertinente, aria beffata. È smemorato, spesso a disegno e distratto, e piaggiatore, ha con garbo e misura, è ambizioso, ma incapace di bassezze, non è fedele agli amici politici, perché ha mente politica mobile e cuore politico scettico. Vuole complici, non vuole esserlo che ha ragion veduta e ha guadagno netto. Conforti ritornerà sulla scena del ministero, farà come gli altri, poi ascenderà, discenderà con flemma ed a tempo. Ha il tatto di non aver pressa. Egli ha un piede nella consorteria, ma lo dissimula bene. Trince da indipendente. Giustifica tutto con fina prontezza, a comprensione viva, sottile, logica divagata e dilavata del pronuvio delle parole sonore. Ha attitudine più amministrativa che politica. Se i gesuiti fossero alla moda, Conforti sarebbe un affiliato. È di quegli uomini di cui non si può dire con sicurezza: e questo, sarà e bazza a chi tocca. Se io volessi ora rimestare nella cosa detta consorteria napoletana, molte miserie e cose non liete dovrei ricordare. L'odio, il disprezzo di Napoli l'ha marchiata, dopo averla veduta la prova. Io schivo di ripetere, capo di questa associazione di mutua difesa, di incapacità e di mutua assicurazione di profitti,
e Pisanelli, soci ordinari De Blasis, Capone, Missari, Bonghi, Imbriani, Spaventa, Piria, Caracciolo, De Vincenzi, De Cesare, Leopardi, Ciccone ed altri, di cui, come di questi, non è delizioso parlare. Essi sono passati quasi tutti per gli affari di Napoli. Non fecero che impinguare i loro, non obliando appunto se stessi, considerando la cosa pubblica come affare di famiglia. E un giorno di Napoli accusò taluni di essere di peculato. Si commise un'inchiesta sulla denunzia, poi la Francesca, che istruiva, fu traslocato e l'inchiesta rimase sepolta, senza che alcuno negli accusati reclamasse. Se io mi fossi trovato nei panni loro, avrei dato fuoco ai quattro angoli del regno onde tirare le cose al netto ed espletare l'inchiesta. Il giudizio, quei messeri zittiscono. Della capacità dei consorti è inutile discorrere. Le prove che la disegnano sono molte, dimandatelo ai napoletani. Se ne hanno di più recondite, che canti il budget. Io, per poca mente forse, per limitata percezione, non so vederne alcuna, al di sopra di quella trivialissima di tout le monde. Mediocrazia, petulanza, alto sentire di sé, di mestare senza scrupoli. Ecco la camorra. Ah, respiro, che non abbia più a scrivere il nome di costoro. Due parole sole per Pisanelli, il capofila. Questi ha svegliata più collera degli altri, forse perché l'opinione che avevasi di lui era più considerevole. Infatti Pisanelli passava per uomo istrutto, per parlatore enfatico, sì, ma facile, colorito ed elegante, per carattere sostenuto, per disinteressato e alla cosa pubblica atto delle cose politiche intelligente. Messo a prova, il disinganno fu completo. Alla Camera ha parlato due volte o tre, ma da avvocato, con un'enfasi drammatica e un periodo cadenzato a schiantar l'anima, parole sesquipediali ed assenza completa di idee. Fe da ministro a Napoli, popolò gli uffici di parenti, di amici dei parenti e parenti degli amici. Mostrò fiacchezza, presunzione, assenza di cognizioni, mancanza di tatto, di imparzialità, velleità, non determinazione, flessibilità, muliebre, vanità, non attitudine. Brancolò, afferrò per sé, di cui restagli adesso la cattedra di diritto costituzionale dell'Università di Napoli. Ho detto la sua produzione, una miseria di luoghi comuni, di roba vecchia, di spasimi, di entusiasmo e di piaggerie. Non voglio aggiungere altro. Pisanelli aveva la stoffa per essere un uomo distinto, se non un uomo di genio, di parola facile, di mente svelta, della persona attraente, il carattere ameno e pieghevole. Un'ambizione precoce, eccessiva, avida a tutto precipitato. Napoli, al suo ritorno al Parlamento, lo salutò in ingegno Chiarivari. Gli studenti non lo amano né lo stimano, i liberali lo respingono, i conservatori ne diffidono, i consortori lo risparmiano. Ritiratosi per un tempo dalla vita politica, facendo pelle nuova, consolidatosi di studi seri per insegnare ciò che ha debito, rinunziando con fermezza agli affari, Pisanelli potrà ancora riabilitarsi e brillare fra i primi nei futuri parlamentari italiani. E non è corrotto, e vale assai meglio della sua fama. Cosa singolare, se Pisanelli avesse avuto nemici che lo avessero aspreggiato, forse avrebbe rimbalzato e si sarebbe risollevato. Egli non svegliò collera, destò indifferenza, disdegno, pietà. Un'atmosfera tiepidissima di favore o di rancore lo ha mollificato e stemperato. Quanto a Sciagliola, me ne sbrigo con poche parole. Nessuno gli contesta capacità e abilità. Egli parla bene, scrive bene, pensa bene delle cose economiche, senza lampi di genio però. Riduce, coordina,
riassume ciò che gli altri scrissero, trovarono, pensarono. E scaltro ingrappare le cifre, s'apparare e ferire, dissimulare il largo debole di una posizione, far dei muri di cartone dipinti sì che sembrano proprio un macigno. Dietro le sue esposizioni, il tesoro è proprio un tesoro. Non cura i risparmi, spende, s'impania, s'imbraga nella burocrazia. Ha mente più analitica che sintetica. Saprebbe ordinare, non fondere e creare. Sciagliola è l'uomo che, dopo Pisanelli, si è più distinto per nipotismo a Napoli e contro di lui si grida il più che alla croce. Gli si rimproverano modi alterni, dispotici, lo si dice presuntuoso. Di ciò io non so, che lo rivenni modesto e cortese tutte le poche volte che mi ebbe a trarre con lui. A figura acuta, sorriso beffardo e maligno, lo sguardo penetrante ed un insieme che significa scaltrezza, investigazione, vita gaia e scetticismo incorreggibile. È rotto agli affari, ma assapora meglio la rutina, che non ha voglia e mente a organizzare semplificando, come mi par disposto l'attuale ministro Sella. Sciaiola è stato ministro, o qualcosa di simile, e lo sarà ancora, ma non sarà né per apportare risparmi nei bilanci, né per togliere abusi, né per cambiare stile e metodo. Si tiri avanti come per il passato, ecco tutto. Tra i membri del centro, che suornuotano, che non appartengono alla società del diocrepito napoletana, io disegno il baracco. Garofalo, Aguido, Pessina, Torre, Compagni. Tra i non napoletani si distinguono il Castelli, il Gadda, il Briganti Bellini, il Cappino, il Sanguinetti, che sta sempre sulla breccia, e non sempre con successo, sempre con audacia, il Maragliani, che è uno dei deputati più distinti del Parlamento per esperienza, per finezza di tatto, per concetto politico opportuno, per scienza di cose e di uomini, che parla di rado, ma sempre con felice a proposito e sempre per dire cose non ordinarie, il Torreggiani, che è valente economista e gusto di ciò che sa con parsimonia, con gusto, con opportunità. Ora che mi sia permesso rinominare al desert un certo numero di deputati che io sarei per addimanciare le utilità della Camera e che non ho potuto cacciare qua e là nei compartimenti del mio lavoro, onde non alterarne l'economia e il disegno. Non mi ricordo più se taluni di essi li abbia già nominati. Il pleonasma però non nuoce. La schiera è numerosa e i loro nomi debbono essere familiari ai lettori delle tornate della Camera. Segnalo innanzitutto i miei vicini. Castagnola, spirito sodo e positivo, che ha la parola sicura e autorevole ogni qualvolta si parli di cose di mare e di commercio, ed in generale di tutte le questioni amministrative. Bertea, che va tra i campioni del piemontismo e tra i partigiani del terzo partito, mente calma, senza passione ma tenace. Castellano, quest'anno ha emigrato dalla destra alla sinistra e vi ha tenuto distintissimo posto sempre all'avanguardia, e sovente battendosi nella confezione delle nuove leggi di finanza. Questo giovane, che non manca di abilità, di sagacia, di comprendere da parte del pane sia il burro, che è il mezzo di pervenire, perverrà certo. Segnalo altresì il signor Giovanni Ricci, il quale non passerà guari, sarà un distintissimo ministro della Marina d'Italia. Avvegna che Bixio, dimandato un giorno dal Gallenga, a chi confiderebbe questo importantissimo portafogli. Se la scelta stesse in lui, rispondesse che lo darebbe al Monti. Ed in vero, Monti e Ricci sono ambo espertissimi nelle cose di mare, e il loro voto e di somma autorità
senza parlare dell'onorabilità del carattere che a ognuna seconda. Tra gli ingegneri civili e militari, avendo, credo, già ricordato il colonnello Pescetto, ho l'obbligo di nominare il maggiore Conti, il signor Ranco, che oltre l'esperienza della sua professione mostrava in una discussione alla Camera un decimo d'imposto sui trasporti per le strade ferrate, distintissima sagacia parlamentare e finezza di dire. Vi aggiungo pure gli ingegneri banchieri e Mongenè, quelli del terzo partito, questi del centro. Tra gli economisti distintissimi, che non mancano mai di prendere la parola quando trattasi di affari che abbiano astinenza a questa scienza, credo di non aver già parlato del Cini, né del Nisco, né del Saracco, né dell'Oitana, né de De Luca. Credo di aver altresì obliati l'ardente vecchio e veterano di tutte le guerre per la libertà combattute nei due mondi, il generale Avezzana. Né aver parlato del bravo ex parroco di Sorrento, canonico Maresca, all'aspetto, ai modi, alla riserva, a parlare untuoso, alla pingue dizione, alla placidezza vescovile. Né aver segnalato il Brioschi, segretario generale dell'istruzione pubblica, mente capace e amministrativa, ma senza audacia. Né aver toccato De San Donato, oratore aggressivo e pittoresco, uno dei paladini del terzo partito. Né del conte Porromeo, Minghetti in scorcio, il quale ha di futuro ministro l'incesso e la speranza. Né del distintissimo giovane Pietro Mazza, spirito arguto, parola facile, intelligenza viva e ornata. Né del Ugoni, né del Trezzi, né di Ara, né di Monticelli, né del Tonello, né del Sanna Sanna, che non agguari così elegantemente e profondamente discorreva della sua Sardegna, né del Plutino, che parla una lingua impossibile, con un accento impossibile, ma che fissa spesso l'attenzione della Camera sulle cose che dice, carattere e lavori di un ministero, ma che è sempre un campione ad oltranza degli interessi della Calabria. Credo pure di aver obliato i Lissoni, i Fiorenzi, il Silvestrelli, che in mezzo a noi è l'immagine di Roma che protesta e dice «Anch'io vi sono!» Il Luzzi, ardente, mostra del carattere marcheggiano, rusco, audace e positivo. Se non ho già parlato, ricordo tre distintissimi giureconsulti della Camera, Mari, Regnoli e Panatoni, che non mancano mai al loro compito, e sovente con grande distinzione di modi e di scienza. Poi ricordo due napoletani, anzi tre, il cui nome e la cui parola risuona sovente nella Camera, sempre udita con simpatia rimarcata, vuol dire l'originale Madoi albanese, l'enfatico e accademico Minervini, dalla frase rotonda, dall'idea a marchio sempre scientifico, troppo cerimonioso e intrepido in mezzo alle impazienze della stanchezza, e Lazzaro, che finirà per conquistare il suo posto quando avrà acquistato più calma e la foga delle idee o dell'affetto non lo mutilerà. Aggiungo Leardi, istruttissimo giovane, bottero, che, tutto sapete, ha figura da canonico, ma canonico come Swift e Rabelais. Infine, il silenzioso Cosenz, il ministro della guerra, generale Petitti, il quale è un diminutivo del generale La Marmora, come questi cocciuto, ma non avendo come questi antipatie e repugnanze a priori. Se di tutti avessi voluto dire e a lungo, non me la sarei sbrigato sì presto. Ogni individuo nel nostro Parlamento ha una storia e una figura e avrebbe in giustizia dimandato una pagina. Ma né io li conosco tutti, né tutti ebbero finora il tempo di mostrarsi sotto il vero loro punto di luce. Ogni giorno io scopro là un carattere, qui un pubblicista e talvolta un uomo di Stato, altrove un oratore, più oltre un valente economista e ancora degli uomini pratici, culti, utili,
che portarono, ciascuno dal lato suo, la pietra per elevare la piramide che chiamansi Italia Una, e ne formano la vita, il pensiero, la gloria. Specialità infine, maniere squisite, intelligenza vasta e audaci, scienziati. Presi a uno, i deputati del Parlamento italiano sono quanto l'Italia ha di eletto fra i suoi figli più eletti e a niuno dei membri degli altri parlamentari europei secondi. Anzi, i nostri hanno la modestia in più. Avvicinateli negli uffici, nei ritrovi, nelle riunioni eventuali, ogni nuova conoscenza è una deliziosa sorpresa, sorpresa tanto più profonda quando siamo a ricordarci che i tempi ebbimo a attraversare dal 1815 in poi e che governi. Se io fossi di natura meno selvaggia e meno obliosa, avrei forse raddoppiato le pagine di questo libro e argomentato nell'interesse. Ma la mia ritrossia non so vincere e non ho sfiorato i profili di chi conobbi, di chi lambì, in passando un briciolo di conversare. Quindi il mio libro è incompleto. E ne domando scusa a coloro di cui tacqui e di cui avrei dovuto favellare, e a coloro di cui mi sbrigai con una frase, la più corta possibile, perciò talvolta monotona. Ho scritto però senza malignità e a seconda dettava dentro la mia coscienza. Presi in massa intanto quegli individui si vari, si diversi, si completi, si scelti, formano un insieme che sembra una grande dissonanza al primo udito, al primo colpo d'occhio. Ma poscia, quando si compra, quando si rapprossima, quando si conosce il tuono, si è fatto l'occhio allo scintillio di tanta mobilità di luce, si vede che il Parlamento italiano è un corpo perfettamente organizzato, all'organismo forte, ai legami potenti, agli organi diversi vigorosamente sviluppati e di cui la varietà forma l'unità. Vi è in esso un sistema di compensazione continuo, di completamento provvidenziale, in cui Ricasoli completa Rattazzi, il marchese Cavour completa Ferrari, Mellana completa Mancini, Brofferio completa Boncompagni, Ondes completa Levi, Crispi il Paternostro ed io il Chiavè e Conforti i Mordini. 100 antitesi danno la grande tesi dell'unità nazionale, espresso in questo teorema che chiamasi Parlamento. I partiti sono vivi, gli interessi pronunziati, le passioni esigenti, le titubanze legittime, le impazienze logiche, la ragione del clima, della latitudine, del sole, ma del suolo scoppia per tutto. Ma nell'urto nasce quella temperatura media che si vede poi regnare di ordinario nell'atmosfera delle nostre discussioni. A gruppi ti sembrano divoratori, sovvertitori. Riuniti ti stupisce la loro calma, la prudenza, la moderazione. E prova ne sia l'amministrazione di Casoli e l'attuale. Nelle sale un ministero non ha un'ora di vita, nelle aule delle sedute esso ha sempre una maggioranza che stupefà. Solo questi elementi centrifugi diventano centipedi del contatto, perché là si stabilisce una corrente di compensazioni che smussa ogni angolosità. La volontà domina l'istinto. Il calcolo tempera la passione. Interesse soprasta all'idea. L'opportunità fa tacere il principio. La prudenza mette la musoliera alla foga. Ed è ciò che chiamasi coalizione o connubi. Ed è ciò che, mentre attesta il gran senso pratico che hanno in politica gli italiani, rende importante ed effimere le loro amministrazioni. Un gabinetto non può contare sull'indomani, perché gli interessi si muovono e variano, mentre i partiti, i principi, le idee, gli ideali permangono. Noi non avremo mai i lunghi ministeri di Walpole e di Pitt, di Sir Robert Peel, di Palmer Story, di Guizot,
Questi rappresentavano un corpo completo, poi un embrione che si fa uomo, che cambia, che cresce, che si dilata, che acquista varietà di vita, misura, che ne viene rigogliosa ed esuberanza. Il conte di Cavour e la sua dittatura fu possibile perché ebbe a fare con un Piemonte, già stato di già omogeneo e completo. Oggi anch'esso, malgrado la sua mutabilità di forma, di metodo e di mezzi d'azione, egli stesso subirebbe le leggi di instabilità e di varietà che presiedono alla formazione della nazione. Le forze vive cambiano, e queste forze vive sono i vari elementi che si osservano, si mischiano, si urtano, si compenetrano, combaciano, si respingono, si amalgamano nel Parlamento. Oggi Parlamento nuovo è uno strato completo che forma la scorza del consolidamento nazionale. Essa è un'epoca, un'epica intera con tutte le fasi, le sue facce, i suoi portati, i suoi prodotti. Questo sostrato consolidato, quest'epoca finita, la natura viva che si rinnovella e diventa altro, entra in altra crisi, in altra formazione. Quindi altri elementi, altre forze, altri agenti. L'attuale Parlamento ha finito il suo tempo. La fase della nostra storia, che lo rese indispensabile e legittimo, è cambiata. Esso non ha più presa, non ha più eco, non più ragion d'essere. Non risponde ad alcun bisogno, né soddisfa più le esigenze dei tempi. Quindi deve ritirarsi. Quindi lo si vede oscillare, brancolare. La sua serva è esaurita. L'Italia di oggidì non è più quella dell'anno scorso. Un mondo nuovo è nato. Agli interessi sgruppati, altri nuovi sorti ed esigenti. La corrente elettrica tra il popolo e i suoi mandatari è rotta. Bisogna ristabilirla. Nuove elezioni sono indispensabili, però questo Parlamento fece il suo compito e largamente esso lascia un marchio. In Italia esso esprime l'unità fuori e l'unità è la rivoluzione. Il Parlamento è il cuore che palpita e indica in Europa che l'Italia una vive, pensa, parla, vuole ed è pronta ad agire. Se il Parlamento italiano non esistesse, l'Italia una per l'Europa sarebbe un'utopia, un sogno e forse un attentato da cospiratori. Tanti individui, convenuti da tutti i punti d'Italia, con tante passioni, idee, precedenti, interessi diversi, sedere insieme, intendersi, formare una maggioranza e una minoranza, esprimere concetti identici, desideri comuni, scopo unico, stupisce, atterrisce l'Europa. Questa cominciò dalla meraviglia, anzi dall'incredulità, oggi subentra in lei l'agitazione, la paura. Ed è perciò che le ostilità contro l'unità italiana da 6 o 8 mesi in qua raddoppiano in tutta Europa. Oggi, uditelo nell'assemblea francese, noi siamo la rivoluzione, il Long Parliament che aspetta il suo Cromwell. Per l'Europa l'Italia si concentra in due fuochi. Nel Parlamento un'incognita da cui la crudeltà dei tempi può tirar fuori Dio sa che. E in Garibaldi non l'uomo della logica, della ragione e della convenienza, ma del destino, forza selvaggia di una natura concentrata per 4 secoli, l'Italia. Il Parlamento è per l'Europa un vulcano, una negazione terribile dalle basi in cui essa credeva riposare. Il Parlamento ha attestato il suo diritto su Roma e su Venezia, e a Venezia rappresenta la negazione dell'impero. A Roma, cuore del papato, vale a dire il rovesciamento del diritto. Per 14 secoli servì il ritmo alla vita di Europa. La terribile convenzione, in paragone a questa placida, moderata, flemmatica nostra assemblea, fu un'assemblea di fanciullette. Essa non concepì un cataclisma così completa della società europea. Fu difesa, non aggressione. E noi aggrediamo. La tenace temperanza stessa, la pazienza,
la ipocrisia del nostro Parlamento sconvolge l'anima delle potenze. I tempi durano poco, l'entusiasmo si calma, l'ebrietà svapora, la tranquilla fede, la perseveranza interminata nostra, la calma dell'insieme, dello scoppio e dei bagliori delle varietà che minacciano, che sfidano, che protestano, che si impazientano, che si mostrano pronti a fare, che impellono ad agire, gittano nei gabinetti europei un turbamento indefinibile. E si veggono un fanatismo che leva il capo e sormonta la cima delle Alpi e si domandano: che vuole questo indefinitivo? Dove andrà? E lo spettro di Roma, delle due Rome forse, di quella di Cesare e quella di Gregorio VII, sembra risorgere minaccioso. Sopprimete il Parlamento, questo groggiuolo della vita italiana, e l'Italia scompare e il fantasma si dilegua. Finché questa sintesi di 7 antichi stati sta in piedi, si presenta all'avanguardia, va compatta, sta soda, confidente, concorde, si attesta i suoi diritti, tiene testa ai rifiuti, alle minacce, alle negazioni, alla lotta, ed incede ed avanza e non si arresta mai e non trasmoda e non perde né la dignità né la calma e a fede, ed è inesorabile o clemente alla seconda le vicissitudini, le circostanze, e non si subordina a chi che sia. Finché questa sintesi della nazione italiana, dico, fa udire la sua voce in mezzo all'Europa che ascolta e ne spia ogni movimento, l'Italia non corre pericolo. E se in via di formazione, si completerà. Quindi è mestieri non colpire il prestigio che esercita e ha il Parlamento. Esso è l'arca santa della nazione. Resterà quando ministri e re non saranno più. Essa è la nazione, vale a dire l'immortalità. Peroché l'Italia, che si credeva morta, squartata e sbranata come era in 7 membra, l'Italia si è trovata viva quando Este, Lorena, Borboni, Asburgo non sono stati più, non sono più. Anatema chi bestemmia contro il Parlamento e al Parlamento. Esso stesso se contamina la sua dignità. L'insignificanza, la bruttura stessa di qualcuna delle sue membra non alterano la vita e la nobiltà del corpo. Il corpo si rinnova della giovinezza eterna della nazione. L'esistenza del Parlamento all'interno è il faro su cui si poggiano e riposano gli occhi di tutte le province. Esso è la sua fede, la sua coscienza. L'Italia sente che è una e come tale pensa, ordina, obbedisce, agisce. L'antica geografia, che palpita forse ancora nei brani dei vecchi interessi, diviene un solecismo politico dal momento che si ode la voce che parla alla tribuna italiana. Toscana, Sicilia, Napoli, Lombardia non sono più che un nome. E in questo battesimo, la rappresentanza italiana, tanti nomi che ne fanno più qu'uno. L'Italia. L'irradiazione della forza nazionale qui si concentra e parte di qui. Cuore e cervello dal Parlamento sgorga la vita, la volontà, il pensiero e la coscienza, la forza, la fede. Procede da tutti e di tutto. Esso è legge. Concludo. L'attuale Parlamento non sarà forse più quando questo libro verrà a luce. O gli sopravviverà di poco. Non importa. Il libro resta ugualmente. Le roi est mort, vive le roi. Gli uomini che compongono l'attuale assemblea, pochi tranne, ritorneranno rintemperati di vita nuova. Le elezioni saranno per essi una trasfusione di sangue. Oggi ha già avuto luogo nel suo seno uno spostamento significatissimo. La maggioranza del conte di Cavour, dislocata dal barone Ricassoli, è dissipata affatto dalla presenza del commendatore Rattazzi. I partiti hanno cambiato tempra, se non scopo, perocché la loro composizione è adulterata ed alterata. Nuovi interessi sorgono, e con essi nuovi elementi di attività e di azione.
I colonnelli divengono generali e i generali passano ai veterani. In questo momento tutto fermenta come una caldaia che bolle, tutto ruota e ha la vertigine. Domani, quando le nuove elezioni avranno impresso un movimento regolare a questo agitarsi, aperta o indica la via che ha uscita e mette capo a un fine, tutto si arranga, tutto si assetta e l'ordine ricomincia. E con l'ordine viene la forza, l'autorità, la fede. Sciogliere la Camera attuale è una necessità. L'armonia fra i suoi membri si è rotta. Fra le sue parti non vi sono più punti di contatto, sono tutti punti ed angoli. Ciò però non altera appunto la maestà del Parlamento. I suoi membri variano, il suo spirito resta. Possono avversare lo scioglimento a taluni che temono non più ritornare, coloro che hanno la coscienza ferma, coloro che sentono di rappresentare il paese, non se stessi ed i loro fini. Costoro anelano anzi di trovarsi in contatto con i loro mandanti. Essi vanno a ricevere una parola d'ordine che loro servirà di bussola. Il Parlamento è il simbolo visibile di unità d'Italia, parlando o agendo così. Il resto è secondario. Questa espressione essa ha in Europa, questo scopo esso debbo avere per l'Italia. La missione legislativa verrà poi quando non vi saranno più in Europa increduli che l'Italia sia. Il Parlamento italiano sarà forse un giorno chiamato a prove di ardue ancora di fede, di forza, di audacia, di patriottismo. Che gli italiani ricordino che quando verranno a mettere i loro bulletini nell'urna alle prossime elezioni. Io non voglio spiegarmi in modo categorico. L'Italia deve sapere che essa è in lotta solo contro tutta l'Europa. Chi lotta ha bisogno di lottatori dovunque, sul campo di battaglia come al Parlamento, nella diplomazia come nella Chiesa. Con questo intendimento, avanti con Dio. Fine capitolo 11. Seguirà l'audiolibro completo. Se vi interessa sentire anche gli audiolibri, vi invito a iscrivervi al canale, c'è una playlist dedicata agli audiolibri che si chiama Audiolibri, ne verranno pubblicati anche altri, nonché audio, favole, poesie, eccetera, e grazie per l'ascolto.